Auletta. E ho sentito discorsi scivolosi, molto scivolosi. Auletta. Perché oggi non l'hai detto, ma un'altra volta, Auletta, hai detto che hai fatto ricorso alla Corte dei Conti. Auletta. O no? Perché il teorema che vuol far risalire a 15 anni, no, di connubio, una cricca politica legata a una cricca affaristica. Questo è quello che avete detto e l'avete scritto, perché siccome lo scritto rimane, l'avete scritto più di una volta, no? Per cui poi qualcuno ha chiamato Sciacalli o Fontanelli come... Auletta. Io Sciacalli e demenziali Fontanelli. Demenziali perché? Queste teorie non si dimostrano e non hanno camminato un centimetro in città. E quando ci sono queste denunce, io lo vedo anche sui social, ci sono, no, 5 mi piace, 3 mi piace, se si arriva a 10 sono tanti. Vuol dire che non è questo, non è questo il terreno di una sfida politica. No, non è. Auletta. Il sindaco e la giunta hanno qualcosa da dire su tutto ciò o proveranno solo a scaricare la responsabilità su qualche dirigente? Auletta. Non si scappa, diciamo, no? Non si scappa. Si torna lì. E difatti lì siamo. Io Sciacalli e demenziali Fontanelli. Demenziali perché? Queste teorie non si dimostrano e non hanno camminato un centimetro in città. E quando ci sono queste denunce, io lo vedo anche sui social, ci sono, no, 5 mi piace, 3 mi piace, se si arriva a 10 sono tanti. Vuol dire che non è questo, non è questo il terreno di una sfida politica. No, non è. Auletta. Io lo vedo anche sui social, ci sono, no, 5 mi piace, 3 mi piace, arriva a 10 sono tanti. E io penso che la città questo sta riconoscendo, Auletta. E comunque, no, non si può usare un linguaggio scivoloso.